Bella a tutti ragazzi, siamo nella 63esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Siamo qua con questo Mercedes-Benz 510, 517 cavalli, cambio automatico. E adesso andiamo a caricare per l'Irlanda alla Ceva. Andiamo, abbiamo rimorchio frigo. Vediamo un po', non passa nessuno. Siamo col bilico. Caricare alla Ceva. Un mio ritorno dopo ben 6 mesi. Che dire? Siamo nel bel mezzo di Torino. Non siamo con uno scagnetto, siamo con questo Actros. E andiamo a caricare, mi sembra, aranci. Scusate, ma c'è un po' di casino. Questo camion è nuovo. È nuovo, nuovo. E vabbè. L'ultimo video che ho fatto mi sembra che non so con che camion era, non me lo ricordo. Mi sembra con uno Scania, boh. Adesso questo camion non so quanto lo terremo. Caricare con la Promoz 1 2.36, qua giusto devo andare a caricare. Via, carichiamo gli aranci che avevano detto. È un rosso metallizzato però mischiato col nero, rosso nero, cioè non so come definirlo. E questo qua Watford, questo caricarlo belli tranquilli, da un botto che non guido un Mercedes. Poi c'è anche il Renault T adesso. Alta. Perfetto. È venerdì anche. Venerdì 14. Carichiamo alla Ceva. Adesso andremo a prendere l'autostrada. Vediamo, 4 ore e mezza di guida. A posto. Andiamo. Si vede che sono bello carico. Allora, qua io andrei a prendere l'autostrada. Abbiamo rimorchio frigo ovviamente. Uno Schmitz. Oppure Mercedes è bello, eh? Bello bello, bellino. Andiamo a prendere l'autostrada per la Francia. Vediamo con cautela. Ho avuto un botto di problemi oggi con rimettendo, com'è che si chiamava, OBS. Ho avuto un sacco di problemi, non so il perché. Intanto buone notizie perché mi hanno messo a casa la 100 mega con 20 cose in upload, quindi si potranno fare delle live, però non assicuro niente. Che adesso devo cominciare un po' a prendere l'ande con le registrazioni e basta. Questo video uscirà il giorno 4 marzo. Lo sto registrando il 3 marzo e sono le 17. Penso che registrerò un po' di video per riprendere un po' l'ande, perché non sono più abituato. Sono sempre sul mio profilo di Steam, sempre lo stesso profilo di Eurotruck. Adesso ho 400.000 km su questo profilo. Solo che oggi volevo fare un nuovo profilo, solo che non mi andava e quindi niente. Cioè
approfittiamo di sto profilo. Ho 32, 33 milioni di euro su sto profilo, quindi sono ben ricco e posso comprarci tutte le macchine che vogliamo. In senso trattori, trattori stradali, camion. Vedete sto Mercedes dagli specchietti, vedete che è un rosso metallizzato quasi col nero ed è figo, ci sto un botto. Adesso ho fatto la nuova postazione a casa con sempre mio amato PC che non mi abbandonerà mai, almeno spero. Sempre il mio Lenovo portatile. Va più che bene. Cos'è successo? Fino a quando quello lì va con la mia scheda grafica, la 1050 Ti, va benissimo. Va più che bene. E poi penso che prenderò il fisso. Quando avrò abbastanza fondi. Il fisso, perché adesso ho piazzato al portatile, ho piazzato un monitor da 27 pollici della Samsung, e vada Dio, e meno così vedo più grande e si gioca meglio anche. Mercedes però all'interno ha un comfort della Madonna, mamma mia che bello che è dentro. Peccato come potenza di motore fa un po' schifo, però agli interni non lo batte nessuno, eh. Mamma mia che bellezza. Dall'Italia andiamo in Francia, andiamo a prendere poi il traghetto a, com'è che si chiamava in Francia, non mi viene il nome, Mercedes 510,
abbiamo uno Scania S520 V8, abbiamo lo Scania R580 V8, abbiamo un Volvo FH13 540, mi sembra, color arancio. Poi abbiamo il DAF XF510 color rosso e lo Scania R580 V8, mi sembra che sia del 2010, gli ho fatto quasi 80.000 km, gliel'ha fatti quasi tutti il sottoscritto, no, non quasi tutti, tutti il sottoscritto gliel'ha fatti. E poi abbiamo, vabbè, oltre allo Scania, quello lì, abbiamo lo Scania S, che è un collega che fa la tratta Torino-Ognisbach. Cioè si spara 4.000 km andare, 4.000 km tornare. Andiamo a prendere il telepass, anche se era meglio se lo prendevo dall'altra parte. Non so se ce la faccio ad arrivarci. No, stavo scherzando. Alzati, ok, via. Quest'anno, vabbè, non so se faranno raduni quest'anno. Il raduno di Misano Maggio, paura che non lo facciano questo coronavirus. Oltre che non ci sarei andato. Brescia, vabbè, ci sono andato l'anno scorso, però non c'era ancora il coronavirus, quindi l'avevano fatto. Oramai, ragazzi, c'è tanto allarmismo e basta, perché è inutile star qua. Facendo tanto allarmismo per niente, mettendo paura alle persone. Io, vabbè, abito in Piemonte, quindi sono a casa da scuola fino all'8 marzo. Io spero anche più avanti, intanto sempre bene quando si va a scuola. Adesso dovrebbe uscire come sempre un video al giorno. Porto solo Eurotruck perché non ce la faccio, se no salti dietro tutti. Adesso da casa di mia nonna l'ho trasferita a casa mia, camera mia, quindi sì, potrei registrare tutti i giorni quando non ho impegni personali o di scuola e basta. Adesso volevo registrare qualche episodio in più perché dall'8 marzo, quando rientro, sono pieno di verifiche, interrogazioni per recuperi, quindi cioè devi registrare di più. L'ora d'estate non puoi, cioè hai solo tempo la sera per registrare perché di giorno lavori. D'inverno hai solo tempo pomeriggio tardi, vabbè, o la sera tardi, perché vai a scuola e gli impegni. E che cavolo, cioè non so come andare avanti io qua con i video, per quello che ho smesso per 6 mesi. Cioè, d'estate fai fieno queste cose, niente. Inverno, vai a scuola e niente, che cavolo. Cioè non hai neanche tempo per te, poche parole, figuratevi per il computer. Adesso che sono a casa da scuola, questi giorni che fa freddo e che non studio, poche parole, ho un po' di tempo libero e nient'altro. Cioè non riesci neanche a uscire di casa, poche parole, che troppe cose da fare. Tanto non lagga, quindi mi fa piacere. Sto camion è il classico camion da mettere in autostrada con i suoi 90 km orari e basta. Cioè gli fai fare, vabbè, Catania, il mercato da Catania fino a Torino va benissimo. Resto, per carità. Poi è rimasto a piedi uno. Senti, metto in corsia di sorpasso. Voglio superare sto qua con sto scagno. Poi resto anche qua, tanto devo svincolare, quindi dobbiamo andare verso Lione, Dijon.
guida col tachigrafo dentro, quindi è tutto perfetto. Adesso non so che camion farò poi in futuro, penso un Renault T per farvelo vedere e poi non so, tanto mi sta suonando il tachigrafo quindi mi dovrei fermare, poi ci sono i lavori, sì, lì c'è un autogrill, ci fermeremo là. Qua l'ha modificata, c'è sempre stato, boh, non saprei. Siamo già a 16 minuti di video. Arriviamo all'autogrill e ci fermiamo. Abbiamo fatto 200 qualcosa chilometri. Via. Poi mi dovrò mettere sulla destra perché se c'è l'autogrill, eccolo lì. Comincio a spostare qua. Area di servizio. Sì, dai, ci mettiamo qua in un parcheggio, belli tranquilli. Facciamo l'ora di pausa e poi ripartiamo. Boh, ragazzi, anche questo video dopo tanto tempo finisce qui. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella!